Siamo con Marco Diuric alla fine della partita vinta della Clodiense Chioggia Sottomarina qui allo stadio Internorma Arena di Bolzano. Una partita ovviamente importantissima, quattro giornate dalla fine. Marco, un gol da dedicare penso a mister Vittadello per la sua giornata. Sì, abbiamo saputo oggi una brutta notizia del mister e oltre che a giocare ovviamente per la squadra avevamo una motivazione in più per vincere. Per fortuna è andata bene, ho fatto gol e tutta la squadra siamo andati da lui perché se lo merita. Un gran gol davvero, ma anche la solita grande prestazione di tecnica e di sostanza. Oggi non era facile perché mancavano anche quattro elementi importanti. Sì, oggi siamo presentati con due o tre giocatori in meno di titolari, però alla fine un giocatore qua deve capire che è fondamentale per la squadra, quando è chiamato in causa deve capire che deve dar tutto. Siamo tutti per uno, uno per tutti e chi ha giocato oggi ha fatto bene, il risultato è andato a favore, quindi siamo contenti. Nel secondo tempo si è sofferto un po' più che del primo, dopo il rigore sbagliato è stato un po' un dominio clodiense che potevamo anche segnare un gol in più magari. Sì, nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni, però arriva sempre lì davanti un po' frenetici e poi dopo abbiamo avuto anche il rigore contro che stavamo giocando noi, è uscito sto rigore, per fortuna l'ha sbagliato e poi secondo tempo eravamo un po' stanchi, siamo abbassati un po', però dai, abbiamo tenuto bene, abbiamo puntato sulle ripartenze. Uno che ci è piaciuto molto in tribuna è stato Francesco Gertù, che è esordito da titolare oggi, nel primo tempo ha fatto veramente una grande partita. Sì, ma deve essere così, ogni giocatore quando viene chiamato in causa deve far capire al mister che ha sbagliato a non farlo giocare e oggi Francesco è stato molto bravo, si è andata una grossa mano. E adesso la classifica la state guardando, insomma, manca quattro giornate. Ancora fino da adesso, quindi ci sono dei buoni risultati. Però dobbiamo pensare solo a noi, che pensando a noi magari riusciamo a fare il miracolo. Grazie Marco Domenico. Grazie a voi.